Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro di me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco. Non basta sapere chi è Gesù, non basta sentirsi al sicuro perché abbiamo la fede. Anche Satana sa chi è Gesù e c'è un'infinità di demoni nel Vangelo che fanno la professione di fede davanti a Cristo meglio di noi. Ciò che fa la differenza è il seguirlo, il metterci a camminare dietro di lui. Ciò che invece è diabolico è volerlo sorpassare e obbligarlo a venire dietro di noi, dietro quelle che noi pensiamo essere le vere priorità, e ragionare come ragiona il mondo. È diabolico dire di amarlo e poi continuare a ragionare come chi pensa di doversi salvare da solo. Pietro, nel Vangelo di oggi, dovrà imparare questa dura ma vera lezione. Dovrà capire a sue spese che il cristianesimo è sequela, non mania, di onnipotenza. Perché tu puoi avere anche le chiavi, ma la via di casa non la conosci tu, ma Gesù.